si è svolta la presenza di numerosi bambini del primo circolo didattico di Agropoli, scuola materna Mozzillo, la manifestazione conclusiva del percorso formativo realizzato con il progetto Un orto a misura di bambino. Il progetto è stato voluto per condurre gli alunni alla scoperta dell'ambiente e dell'importanza del rapporto uomo rispetto natura con elementi fondamentali di cittadinanza attiva. Questo giardino è stato inaugurato nel 2010 grazie all'impegno e al contributo dell'amministrazione comunale. È stato chiamato sin da subito giardino didattico perché è diventato nell'immediato uno spazio alternativo per l'apprendimento. È proprio in questo ambiente infatti che i bambini vivono le loro esperienze di scoperta ed esplorazione della natura attraverso i cinque sensi, nonché i loro momenti di socializzazione e di ricreazione. La festa di oggi conclude il progetto Un orto a misura di bambino, che ha previsto tante esperienze, diciamo, naturalistiche, che i bambini oggi ci raccontano con la loro voce e con i loro lavori. È una festa organizzata dalle mani laboriose dei bambini e dei docenti, ma anche dei collaboratori scolastici, dei genitori che sono stati preziosi collaboratori per noi e dei volontari, come ad esempio la coreografa Teresa Marino, che ci aiuta da sempre nelle attività e nei progetti della scuola, e il mondo degli animali di Fulvio e Cristian Severino, che hanno portato nel giardino tanti animaletti per divertire i bambini. I bambini hanno vissuto esperienze significative durante l'arco dell'anno, svolgendo laboratori all'interno delle aule e nel giardino della scuola, che è diventato spazio di socializzazione e di interazione umana, ambiente di appartenenza in cui conoscere ed esplorare, attraverso i sensi, la natura nei suoi molteplici cambiamenti. Beh, il progetto Un orto a misura di bambino è iniziato per infondere nei bambini una coscienza ecologica e loro hanno vissuto un rapporto diretto con la natura, con l'ambiente esterno, attraverso esperienze all'interno dell'aula e nel loro giardino. Un giardino da vivere conclude questa manifestazione Un orto a misura di bambino, ma non è altro un percorso che è iniziato ad ottobre con la festa della vendemmia e poi a Natale con l'allestimento del giardino e con tutti i manufatti ad hoc che vanno a innescarsi nelle loro esperienze educativo-didattiche, di apprendimento, acquisizione di competenze. Poi abbiamo sperimentato questa manifestazione dove i bambini hanno nei loro laboratori prodotto semenzai, con attività grafico-pittoriche hanno riprodotto tutto ciò che loro vedevano all'esterno, ma soprattutto hanno capito l'importanza del rapporto con la natura, quanto li fa crescere e quanto è significativo per loro, quindi una coscienza ecologica.